Vi parlo dalla casa di Giotto che si trova a Vespignano, frazione del comune di Vicchio del Mugello, dove il 1° gennaio 2013 si tiene un evento speciale. Infatti oggi si ritroveranno tutti gli artisti aderenti all'Associazione dalle Terre di Giotto e dell'Angelico per lo scambio degli auguri e anche per rivedere insieme le opere che dallo scorso 15 dicembre sono appese alle pareti della casa natale di Giotto di Bondona. Insieme a me ci sono Emanuele Maria Alessi, presidente dell'associazione, e il vicepresidente Giuliano Paladini. Il presidente è stato ospite di un nostro incontro con l'arte realizzato a Firenze in occasione della consegna dei premi Arte in Toscana 2012, un premio meritatissimo, quello all'associazione dalle Terre di Giotto e dell'Angelico, perché l'attività del 2012 è stata intensa ed altamente qualificata. Non si sottrae a questa regola ormai consolidata l'attuale mostra, che si concluderà il prossimo 13 gennaio, e quindi cogliamo subito l'occasione per ricordare ai nostri telespettatori che la Casa di Giotto sarà aperta al pubblico non solo per vedere la mostra ovviamente, ma anche per vedere la sezione documentaria che ricorda i trascorsi artistici del grande Giotto, con delle immagini filmiche che vengono proiettate non stop in una delle sale della casa. Sarà possibile accedere alla Casa di Giotto dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19 del sabato e la domenica e degli altri giorni festivi che ci separano dal prossimo 13 gennaio. Allora Presidente, avete chiuso il 2012 con questo premio che fa bella mostra di sé all'ingresso della Casa di Giotto, e lo iniziate con una mostra che è a cavallo fra il 2012 e il 2013, quindi un passaggio di testimone fra un anno e un altro che si preannuncia già ricco di eventi. Sì, si preannuncia ricco di eventi. Noi stiamo già lavorando, direi che l'associazione non ha mai smesso di lavorare abbastanza continuamente su questo fronte. E hai ricordato te il premio che ci avete voluto assegnare un paio di domeniche fa giù a Firenze, e a questo punto io bisogna ci ritorni un attimo, perché come dissi nell'occasione del ritiro del premio, trovarsi noi, piccola associazione praticamente, che non ha nemmeno decenni di vita, è abbastanza giovane, trovarsi fra certe persone, certi gruppi, associazioni, critici eccetera, sinceramente per noi è stata una soddisfazione grandissima, per cui non voglio essere qui a plagiare nessuno, però continueremo per un pezzo a ringraziarti e a ringraziare tutti quelli che hanno collaborato con te. E noi in effetti ora con questa mostra attuale siamo a cavallo, poi magari Giuliano dirà anche qualcosa di più sulle prossime che arriveranno, però come dicevi il 2012 è stato abbastanza intenso, già si presenta altrettanto anche il 2013. Io vorrei ricordare soltanto una data per il momento, poi i nostri iscritti avranno occasione di rivederci, di rileggerci e sentirci anche con i cellulari eccetera. L'11 di maggio, sabato 11 maggio, noi saremo a Fanna in provincia di Pordenone per inaugurare un percorso del gioco dell'oca con una struttura presente lì a Fanna, una specie di azienda agricola, fattoria, scuola, è un po' un misto dove si seguono in particolare persone, ragazzi e portatori di handicap in un modo o nell'altro. Ecco, loro hanno chiesto la nostra collaborazione per realizzare le 63 cartelle che compongono il gioco dell'oca. I nostri iscritti pittori, ma anche qualche scultore, si sono impegnati, hanno scelto il soggetto che più gli si addiceva e ora si sta lavorando, e li mostreremo anche a Vicchio prima di portarli su, però di questo se ne riparlerà probabilmente vicino alla festa del Beato Angelico, e sarà per noi il 17 di febbraio. E poi invece li manderemo su, li collocheranno su questo percorso di 600 metri circa in questa fattoria, chiamiamola così,
e noi andremo per questa inaugurazione. È veramente una cosa che ci gratifica, perché fare questa commistione fra l'arte e il sociale, ecco, veramente ci tira molto. È un altro passo avanti alla vostra attività, che sta sempre allargando l'orizzonte. Senz'altro, noi siamo partiti dicendo siamo aperti a tutto, per tutti, e quindi vogliamo continuare a essere così. Però veramente credo che questa sarà una grande soddisfazione. Grazie Presidente Giuliano. Allora riprendiamo quello che ha detto ora il Presidente Emanuele Alessi, per ricordare che voi siete aperti anche agli innesti di artisti che non risiedono o sono attivi artisticamente nel Mugello. Infatti questa mostra ha chiamato a raccolta non solo i vostri iscritti, ma anche altri artisti che gravitano non solo a Vicchio, alla Casa di Giotto, ma insomma nell'orbita ormai sempre più ampia delle vostre attività. Sì, questa diciamo è la mostra dei soci, però i nostri soci dalla Romagna, diciamo, ci sono degli stranieri, ci sono dei tedeschi, fiorentini, dalla provincia di Livorno arriva qualcuno, cioè da tutte le parti abbiamo ricordiamo soci. Ricordiamo dalla provincia di Livorno, perché la famiglia Rontini, partita da Vicchio, ha messo una radice profondissima a Livorno, dove Giulio da Vicchio ha avuto come successore il figlio e poi il nipote Ferruccio in arte Feron, che ha esposto proprio qua, era legatissimo al Mugello, come la sorella Alessandra, nota critica e curatrice di mostre d'arte, che pur operando quotidianamente a Livorno è rimasta molto legata al Mugello, dove spesso propone delle mostre di artisti labronici. Sì, per noi la famiglia Rontini sarebbe un piacere ospitarla, diciamo, al completo qui nella nostra casa di Giotto per una mostra. Vediamo se prima o poi ci si possa riuscire, questo sarebbe un fiore all'occhiello. Poi ecco, la casa di Giotto, come si diceva prima, è un punto in cui si formano un po' dei piccoli artisti. Da qualche anno abbiamo iniziato a fare dei corsi di disegno, corsi di pittura, corsi di acquerello, corsi di intaglio. E poi forse quest'anno ci saranno dei cambiamenti, vediamo se si riesce a far decollare la famosa bottega di Giotto, in cui diciamo forse tutti i giorni si potrebbe essere qui a fare qualche attività e divertirsi. Poi avete concesso anche ai giovanissimi, quelli che frequentano i corsi, di esporre accanto a artisti che hanno invidiabili curriculum espositivi. Sì, la nostra associazione siamo tutti uguali, diciamo, dal professionista a quello che comincia a dipingere. Quindi in questa collettiva ci sono alcuni allievi che praticamente è il primo quadro che realizzano. Chiaramente sono accanto a qualcuno, a qualche professionista, ma chi sta con noi non ha la puzza sotto il naso. Qui siamo tutti insieme, tutti amici, tutti fratelli, e ci divertiamo in questo modo. Questo spirito sia stato proprio lo spirito che ha consentito a questa giovanissima associazione, perché rispetto a altre associazioni alle quali faceva riferimento il Presidente, che sono state premiate con il premio Arte in Toscana, tipo il gruppo Labronico, che ha quasi un secolo di storia, ha annoverato grandi artisti da Fattori a Borgiotti, agli stessi Rontini, padre e figlio, e quindi in pochi anni siete riusciti a dare continuità alla vostra attività, che è una cosa molto difficile, e soprattutto a intensificarla molto. Sì, sì, allora, noi siamo partiti che per fare il consiglio, uno abbiamo messo un nome che eravamo in sette, non si conosceva nemmeno, cioè, si sapeva che c'era ma non si conosceva. Da quei sette siete diventati? Sì, più di 200. Allora, questo è un appello ai nostri telespettatori artisti che non risiedono esclusivamente nel Mugello ma in tutta la Toscana, ma ci sono, come diceva Giuliano, anche al di là dell'Appennino, nella Romagna Toscana, molti artisti che hanno come punto di riferimento la Casa di Giotto. Per prendere contatti con l'associazione basta venire a visitare la mostra, che può essere il primo pretesto utile a disposizione per gli artisti, tutti fine settimana, quindi il sabato e la domenica, e gli altri giorni festivi dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19 a Vespignano, che è una frazione del comune di Vicchio, nella casa natale di Giotto di Bondone. Per ora una mostra collettiva sarà qui ad accogliervi, ci sono pittori, scultori e anche fotografi. In tutto quanti artisti sono impegnati in questa mostra collettiva?
Se non sbaglio sono 54, chiamiamoci artisti, va bene. Noi ringraziamo Emanuele Alessi, presidente dell'associazione, ringraziamo anche Giuliano Palladini, vicepresidente, che ci hanno voluto convocare per oggi, il 1° gennaio 2013, per condividere con tutti gli artisti dell'associazione questo evento speciale, lo scambio degli auguri per un buon 2013. E quale miglior augurio per degli artisti se non esporre le proprie opere e confrontarle con quelle degli amici, colleghi. Thank you.